abbiamo preparato un bando nei mesi scorsi che abbiamo diffuso su varie piattaforme europee. All'inizio eravamo molto preoccupati perché tardavano ad arrivare i cortometraggi, poi sono arrivati tutti insieme. Quindi abbiamo fatto una selezione, alla fine della selezione abbiamo contato i minuti, superavamo le 3 ore. E cosa fare? Come dover scegliere tra 2 figli che si amano nello stesso modo, per cui alla fine, in base un po' anche alle tematiche dei cortometraggi, abbiamo fatto una selezione di 2 ore. È la seconda volta che partecipo, mi sono trovato veramente bene l'anno scorso, sono felice di essere quest'anno e credo che mi divertirò tantissimo. Sono stata, diciamo, indirizzata a questo festival grazie alla Sala Borsa, che primo anno ho rappresentato Officina Adolescenti, invece quest'anno rappresento, diciamo, la faccia da universitaria. Il primo anno i film erano molto belli, ha vinto un film tunisino e a me era piaciuto in particolare un film, però si chiama Mao Last Dance, di un ballerino cinese, e da quest'anno, diciamo, che mi aspetto di vedere dei film sempre comunque molto belli, che affrontano sempre tematiche non banali. Ricordo un bellissimo lavoro legato all'arte, alla danza, all'arte di strada, l'arte pubblica in questo caso, per cui, diciamo, i ragazzi che si raccontano la loro città, i loro ambienti, dove vivono e dove crescono, e anche questo è un punto importante, sia di valutazione di dove si vive e come si vive. Noi avevamo dato già delle tematiche, quindi alcuni dei cortometraggi che sono arrivati in base alle tematiche. Una era un'idea di felicità, quindi ci sono arrivati dei cortometraggi in cui gli autori ci hanno chiesto di essere inseriti in questa tematica. Un altro era Quando finisce l'amore, perché ci eravamo un po' ispirate ai fatti di cronaca, in cui alcuni ragazzi o ragazze non accettavano la fine di un amore, quindi volevamo vedere questo. E poi niente, gli altri film invece sono a tema generico, quindi affrontano varie tematiche. Dalle scuole quest'anno ci sono arrivati solo 2 film, quindi si vede che la crisi si fa sentire e le scuole hanno meno possibilità di produrre video. Ma il livello è molto buono, i ragazzi crescono e crescendo, per fortuna cresce anche la qualità, l'audiovisivo, il cinema, la cinematografia sta sempre entrando sempre di più anche a livello formativo, sia all'estero e speriamo anche a breve in Italia, in modo tale che ci sia sempre di più una partecipazione attiva sia da parte degli insegnanti, magari appunto con dei mestieri, diciamo, cinematografici, che possono insegnare, e nello stesso tempo i ragazzi che riescono in questo modo a capire meglio e avere un senso critico per poi leggere meglio la cinematografia. Ce n'erano davvero molto, cioè erano davvero molto belli i film dell'anno scorso. In particolare, magari io sono un po' di parte, nel senso che ho apprezzato davvero molto quei film che parlavano del mondo della danza, soprattutto, ecco, di una crew di breaker che viaggiava per il mondo cercando di condividere, ecco, questa cultura con altre persone che magari non avevano molta conoscenza, ecco. Un altro film che è stato davvero molto bello, molto blasonato, che infatti poi vinse, ecco, il concorso l'anno scorso, parlava di questi 2 ragazzi, una ragazza e un ragazzo, che facevano parte in questo momento di 2 realtà molto diverse, come possono essere la Palestina e l'Israele. Noi abbiamo da sempre, da 8 anni, 2 giurie, una giuria di adulti che sono esperti, diciamo, del settore, oppure insegnanti, e una giuria di ragazze e ragazzi che noi prepariamo a partire dal mese di ottobre durante 8 incontri formativi tenuti proprio da esperti del linguaggio cinematografico. Ora le 2 giurie separatamente sceglieranno i film vincitori e in base, noi diamo delle indicazioni, quindi in base all'originalità dell'idea, al modo in cui l'idea è raccontata, così, ecco, perché chiaramente i cortometraggi in pochi minuti devono saper raccontare una storia, e allora sarà un modo di confrontare linguaggi diversi anche provenienti da paesi diversi. Vedrete una serie di film diversissimi che vengono da paesi diversi, ecco, alcuni hanno i sottotitoli in inglese. Perciò spero che voi sappiate leggere l'inglese, mi auguro, perché
non sono previsti per questa proiezione i sottotitoli in italiano. Io diciamo che questo festival ho anche divulgato su Facebook nel gruppo della mia università, stimolando a venire perché comunque c'è l'opportunità di vedere dei film in lingua originale che comunque non si vedono negli altri cinema, quindi è un'opportunità per vedere film stranieri. Magari vivermela sul momento in modo da non avere dei pregiudizi o dire probabilmente mi piacerà più uno che l'altro. Li voglio vedere, non vedo l'ora, infatti.